come dire, dei cercatori di scontri come può essere magari Rodriguez, che è più uno che fa girare la squadra, però anche lui si prende questa responsabilità di attaccare la linea difensiva, quindi vuol dire che c'è voglia. Cross kick per Stefan Basson, vediamo se Stefan ci arriva. Ci arrivava in realtà, il rimbalzo non ha agevolato il folletto di Ceres, per cui nulla da fare. Si era allargato Basson, si era smarcato quasi, si era nascosto per riproporsi poi sull'out di destra. Rodriguez, avendo letto perfettamente l'intenzione del sudafricano, ha cercato di trovarlo, non è riuscito. Ma in realtà, diciamo, non avendo preso il pallone di prima, è chiaro che quando te ne vai a giocare sul rimbalzo con un pallone ovale, puoi aver fortuna come no, in questo caso il rimbalzo basso non è finito in mano di Basson, ma è uscito direttamente rimessa laterale. È una ridotta per Piacenza, Rollero al lancio. È buona la presa di Carbone, l'australiano. Cercano un drive Piacentini, Rovigo tenta di mandare fuori l'avanzamento emiliano. Qui c'è poco angolo per usare il piede. Però c'è Nathan che era ben posizionato, ci prova via da solo, direttamente in out, per cui si riprenderà con una touch in favore di Rovigo, circa 20 metri dalla linea di meta. Intanto vediamo Mantelli che si alza dalla panchina. Jacques Momberg al lancio, vediamo quale sarà la decisione. Vediamo se andiamo per un drive o meno. È una ridotta perché De Marchi è fuori dallo schieramento, si va a giocare in fondo. Aia. In qualche maniera la teniamo. Virtuosismo, fortuna, abilità, chiamatela come volete. Buoni polpastrelli io li chiamerei. Jacques Momberg. Ancora Denis Majstorovic. Qua c'è una pulizia di quelle ruvide. In realtà poi l'abito Angelucci aveva già notato un'infrazione a parte di Rovigo, per cui si riprenderà con calcio di punizione in favore dei Lions di Piacenza. Andiamo a vedere un po' quelli che sono stati anche i risultati di oggi. A fare il bonus solamente Calvisano e Petrarca, le due prime della classe, col Padova, col Petrarca che è andato a vincere a Reggio 29-7, Calvisano che ha dominato il Pacifici 59-17. Fiamme Oro che vincono la Stasi Cittadina Romana 20-13 e Viadana che batte Mogliano 30-16. Benaltush Piacenza. È rimasto a terra Majstorovic sull'impatto precedente. Ci serve un calcio di punizione contro il Piacenza perché il tarnatore ha fatto la finta di lancio e poi si è bloccato e poi ha rilanciato. Quindi probabilmente, eccolo qua, vedi che l'aveva visto anche l'arbitro. Probabilmente ha dato il lancio storto, in realtà c'è una penalità perché quando tu carichi il lancio poi lo devi effettuare, non ti puoi fermare perché questo ovviamente manda fuori tempo i saltatori avversari sicuramente, ma anche i tuoi, insomma, se il lancio è coordinato in un certo modo. Problemi per Denis Majstorovic, non capiamo, sempre una muscolare. Io penso abbia preso una botta sulla coscia nell'ultima penetrazione quando è stato placato, insomma, che c'è stato l'incontro tra lui e il difensore del Piacenza. La collisione, insomma. Vediamo nulla di grave per il secondo centro Rodigino. Ottimo è stato il suo impatto sul match. Introduzione Alberto Chilon 7-0 qui al Battaglini. L'arbitro Angelucci ravvisa un problema nella mischia piacentina. Un crollo. Beh, sai, alla fine devi fare anche un po' di mestiere, perché se, a parte che non è stato ancora effettivamente definito l'equilibrio della mischia ordinata, perché effettivamente sappiamo Rovigo avere normalmente un grosso potere in mischia ordinata, in questo momento non è ancora delineato, quindi giustamente si cerca in qualsiasi modo di contenere quelli che sono i tuoi timori. E quindi ovviamente Piacenza sta cercando di fare anche un po' di necessità virtù, però finalmente si è comportato bene, è il primo calcio di punizione che prende, quindi
gli costa un po' perché Rovigo si assesta sui 10 metri dalla loro linea di meta, quindi palla a Momberg, vediamo cosa sceglieranno, se sfideranno col drive o porteranno il pallone fuori. Jack Momberg al lancio, capitano di giornata del sudafricano, e completa Cicchinelli. Andiamo per la chiusa, è stata una buona azione di Rovigo, Piacenza non si è fatta sorprendere, PJ pesta sui piedi, pallone a disposizione, Bordonaro, bene, vince la collisione, muoviamo l'ovale, Lucio Rodriguez per Guido Barion, Mortali era dall'angolo cieco ma è riuscito a mantenere l'ovale, ancora stretta per Matteo Ferro con ottimo timing, peccato lì in avanti di Matteo, per cui non è da convalidare la meta a Rodigina, peccato per questo possesso non mantenuto. Molto bene Barion che entra in velocità, l'intenzione sua è quella di ovviamente di spostare il pallone per i compagni, ma molto abile dal punto di vista degli occhi perché vede veramente il giocatore che arriva, per cui riesce a caricare e a ripararsi insomma dall'impatto col difensore, quindi riuscendo a mantenere il possesso e poi facendo giocare i compagni che vanificano questa palla con un passaggio in avanti a pochi metri dalla linea di meta. E questa è una mischia che diventa importante, l'introduzione sì è del Piacenza, però come diciamo prima, non avendo ancora definito quelli che sono un po' gli equilibri della mischia ordinata, quindi qui ce la si va a giocare. Questo è il momento di mettere sul piatto della bilancia la propria solidità in mischia ordinata per Rovigo, l'introduzione di via, borderline questa introduzione, forse non proprio delle più dritte che abbiamo visto prima. Non è giocabile secondo l'arbitro Angelucci. Riparte Carbone, nata in posizione zero, poi purtroppo problemi di disciplina. Ecco, questo per esempio è una di quelle cose che non devi fare, sei praticamente a 5 metri alla linea di meta dell'avversario, il pallone ce l'hanno già loro, non hai la necessità di regalargli un calcio di punizione perché sai che lo metti sotto pressione per l'uso del piede, se il pallone esce è un lancio tuo. Facendo questo regali l'introduzione dei 30-40 metri di campo all'avversario, quindi bisogna stare un po' attenti su queste fasi di gioco perché certi regali insomma bisogna evitare di farli. Problemi al ginocchio mi sembra per Dennis Mestorovi, lo stanno fasciando, speriamo nulla di grave. Probabilmente glielo stabilizzano con una fasciatura per tenerlo fermo, evidentemente ha fatto qualche movimento che non doveva fare con quel famoso impatto di cui abbiamo parlato. Ridotta per Piacenza, non contesta Rovigo, adesso va a far pressione De Marchi, gli sfugge via, attenzione buco di Ferrari, adesso giù da Appley, ha perso la palla, peccato, ha fatto tutto bene e ha concluso male la sua corsa perdendo il pallone nel momento in cui stava andando a terra per metterlo a disposizione per i compagni insomma. Ha disegnato un bel fiore e lo ha firmato con una parolaccia, un quadro mal firmato, però c'è da sottolineare insomma fino adesso l'equilibrio in mischia ordinata, dove sappiamo che Rovigo fa suo il match normalmente in questa fase, un buon equilibrio in rimessa laterale, quindi Piacenza secondo me sta prendendo come dire la confidenza giusta per capire che se stanno attenti in difesa potrebbero anche giocarsi qualche possibilità di colpire Rovigo. Tra l'altro vale fino a un certo punto, ma differenze in mischia tra i due pacchetti di un quintale, fra i due pacchetti, e non sono pochi. Via, muove, è un mismatch, Nathan incrocia per Mortali, problemi alla spalla per Grassotti, passaggio non perfetto per Nathan, Riedo, c'è la salita di Momberg che impatta sull'impatto, sì, lo mette in difficoltà perché perde il controllo dell'ovale, ma riescono a recuperare i giocatori del Piacenza. Al piede Nathan, up and under, Guido Barion, è buono il timing di Montanari, tentativo di controllo-rack di Piacenza, via, calcio di via, attenzione Lucio Rodriguez con il mancino, ricaccia indietro i piacentini, attenzione però adesso, attenzione Piacenza che muove con Bruno,
Mamma mia, che placcaggio, che placcaggio. Fermi, fermi, fermi tutti. Ha fatto un placcaggio durissimo di Majstorovic. Sì, si è, sono resi conto subito dell'impatto, infatti Majstorovic è rimasto immediatamente lì, segnalando appunto che il giocatore aveva subito il colpo, quindi molto fair play insomma da parte dei giocatori, però secondo me un richiamo ci sta, perché non l'ho visto proprio un placcaggio completo, no, nemmeno io. Chiamiamolo un placcaggio didattico, lo ha impattato bene, e secondo me anche lui si è reso conto proprio perché poi ha attirato subito l'attenzione di tutti proprio per segnalare che poteva esserci un problema per il giocatore che aveva subito il colpo. Sembra che Bruno possa riprendere il match su un colpo durissimo, perché c'è un problema anche di altezze tra l'altro fra i due, per cui un po' stordito, no, forse. Eh beh, sai, da terra sembra sempre che stai bene, poi quando ti alzi in piedi cominciano. Gira. Sì, bisogna essere un po' sicuri e certi, insomma, i colpi, questi colpi qui bisogna stare molto attenti per quelle che sono insomma, le salvaguardie dei giocatori. Mortali è pronto per il calcio piazzato. Angelucci lo fa spostare di 50 centimetri, poi Angelucci si gira e Mortali ne riprende altri 20. La panchina del Piacenza è tutta a scaldarsi, nessuno porta la piazzola, il tempo trascorre e quindi sappiamo insomma che c'è un limite di secondi per poter calciare la palla, quindi bisogna stare un po' attenti, quindi adesso sicuramente Mortali dovrà accelerare un po' le sue operazioni di calcio per non esaurire tutto il tempo a disposizione. Diciamo la panchina del Piacenza che si sta riscaldando. Bruno sembra ristabilito, appena fatto un cenno pollice alto per la propria panchina, uno specifico ai fisio. Ed è un Mortali rientrato a Piacenza dopo l'esperienza a San Donà dell'anno scorso, cresciuto nelle giovanili a Parma. Il pubblico rumoreggia. Mortali impatta bene. 7-3, si è preso proprio tempo e l'ha anche messa. Qui 7-3 quando siamo al 24esimo. Piacenza accorcia le distanze. Rovigo che dopo la partenza sicuramente di grande forza e carattere ha perso un po' di intensità in questi ultimi minuti. Sì, infatti deve ritrovarsi secondo me mentalmente, perché devono convincersi che una volta mossa la palla diventano pericolosi con i multifase di cui abbiamo visto appunto l'inizio della gara, però resta il fatto che diventa proprio un problema mentale. Se fosse una parte finale della partita ci potrebbe stare anche un po' di stanchezza fisica, ma siamo a metà del primo tempo, hai visto che muovendo la palla, facendo il ritmo giusto, qualche buco nella difesa avversaria la trovi e probabilmente devi cercare di mantenere il ritmo alto. Così facendo in questo momento diciamo stai un po' favorendo la squadra ospite, che ha tutto l'interesse nel non far aumentare il ritmo di gioco proprio per evitare cose sconvenienti. Stefan Basson vuole restituire il favore a Mortali. Qui diciamo che Trover ci ha provato, nel senso che è una situazione in cui lui dall'alto della sua esperienza sapeva perfettamente che era un pallone che che scottava parecchio. Però sai, a volte magari in queste contese aeree, se una svista arbitrale può darti una mano. In realtà l'arbitro era molto vigile e lui ci ha provato giustamente, e quindi questo, eccolo qua, ti costa 3 punti. E Stefano Bassò la mette, 10-3 al 26esimo, con 2 minuti si allarga ancora a 7 la forbice fra le due contendenti, FMCZ Rugby Rovigo Delta e Sitaf Lions Rugby Piacenza, sesto turno del campionato d'eccellenza, posticipo pre-natalizio. Il campionato ritornerà nel weekend tra il 7 e l'8 gennaio. Con delle cose interessanti. Molto interessanti, direi, molto interessanti. Con un Mogliano Rovigo e un Lions Viadana. Perché adesso ogni partita per in chiave playoff è importante, c'è poco da discutere. E poi quando cominciano ad arrivare anche quegli scontri, diciamo, quasi diretti, è chiaro che prendi
la giornata di campionato come una cosa importante. Esulta Mattia Staveraga proprio per aver imbragato il ricevitore su lui, mi sembrava fosse Boggiani, costringendo appunto il pallone a non essere giocato e guadagnando un buon turnover sui 40 metri rosso blu. Andiamo a rivedere la mischia ordinata e il prossimo ingaggio. Come dicevi tu prima, Antonio, non si è ancora trovata una squadra che domina questo fondamentale, ancora in fase di studio, di adattamento, di riequilibrio. Ovvio, ha perso il settimo Jacopo per infortunio, si è posto, è entrato Dario Bordonaro, mentre comunque Piacenza ha dovuto avere il forfè di Daniele, si è posto Rollero, sin dal primo minuto, problemi in riscaldamento per il talentuoso tallonatore classe 94. Qui Angelucci dice Piacenza falloso. Sì, beh, abbiamo visto da questa parte qui il crollo, credo che Grassotti dopo un buon ingaggio sia andato un po' in difficoltà con Bordonaro e abbia tirato giù, abbia fatto, diciamo, a livello di astuzia, ha fatto crollare la prima linea cercando di non indietreggiare tantissimo, ma è stato pescato con le mani nella marmellata, quindi giusta la penalità. Rovigo che si riporta sui 22 metri con un lancio, adesso vediamo quali saranno le soluzioni che verranno adottate. Chilon entra nello schieramento, quindi come mediano di mischia si porta Matteo Ferro, vediamo se qui i pacchettini riescono a consiste a togliere l'ovale ai Rodigini, via Nathan, la chiama Denis Majstorovic, riesce a far fuori un avversario, rientrava, era in gioco aperto, per cui lo potevo fare. Montanari è uscito, ha fatto un numero da circo veramente. Sì. Dopo aver preso la finta di Majstorovic, che lo ha messo un po' fuori, sul ritorno è riuscito a riparare a quell'errore precedente, perché essendo forse troppo veloce, Majstorovic semplicemente spostandosi l'ha messo un po' fuori gioco. Cercano di imbragare l'avanzamento piacentino, in realtà va a terra il giocatore emiliano, presenta l'ovale a via, cambia verso Mortali, bravo Rodriguez che sale un po' cercando di rovesciare la difesa, gli scippa l'ovale Matteo Ferro, bravissimo Matteo, pallone vivo, però un po' più svegli lì Peter Pavanello, prova lui. Chiamato ad una prova convincente Peter per avere maggiore spazio in futuro, e noi glielo auguriamo ovviamente. Keanu Aperley, Denis Majstorovic si perde l'ovale dietro la schiena. Nocon però gioca Piacenza. È un vantaggio che giustamente Piacenza decide di tentare di sfruttare. Nulla di fatto. Mischia introduzione Piacenza, trentesimo qui lo stadio Mario Battaglini, 10-3 per i rossoblu. Dicevo Antonio di Peter Pavanello, insomma, che è chiamato una prova convincente per ovviamente scalare quelle che sono, ma sicuramente per mettere dei dubbi agli indici, allenatori, no, sulle quelle che sono le scelte che devono fare settimana per settimana, quindi credo che sia il minimo sindacale per ogni giocatore quello di cercare di mettere in difficoltà il proprio allenatore sulle scelte che deve fare, quindi d'accordo sulla possibilità di giocarsi più di una chance, insomma ha avuto anche lui qualche problema muscolare all'inizio della stagione, adesso è tornato a disposizione, quindi si gioca in posto di ala, insomma, con giocatori come Arrigo, come Panetti che sono arrivati quest'anno, che hanno avuto la fortuna di avere dei buoni minutaggi fino adesso, quindi diciamo Pavanello leggermente in scalata rispetto a loro, però con tutte le possibilità di guadagnarsi la pagnotta. E lo scippiamo, Matteo Ferro punta Nathan, impegna 3, mamma mia, Lucio Rodriguez salta tutte e tutti, problemi ancora di gestualità di Denis Majstorovic in qualche maniera per l'arbitro, tutto regolare, pallone fuori. In realtà ha visto Mortali,
Sì, lo ha considerato un ingresso laterale, la Tamotari è arrivato effettivamente leggermente dopo la zona di contatto e aveva messo le mani sul pallone, Basson era andato a fare la pulizia, ma l'arbitro non lo ha giudicato nella posizione migliore. Discreto calcio di Rodriguez dentro i 22 e qui Rovigo dovrebbe cercare di allungare, di mettere un imprinting forte su questa partita anche per trovare entusiasmo e riprendere la verve iniziale. Sì, c'è qualche problema in rimessa laterale da parte Rovigo ancora da sistemare, perché non ha mai avuto, diciamo, il vero pallone di qualità, a parte forse una volta con un lancio su Cicchinelli in fondo, quindi è da valutare questa cosa. Eccola qua, questo è un altro errore. Però, mamma mia, questi sono quegli errori che non devono essere gratuiti. Sì. Pallone vale. Sicuro, due mani, e stavolta era ben costruito e la line out del Rovigo si stava preparando per fare un buon drive, ma in realtà tornando giù evidentemente o un brutto controllo di Perry o il pallone ha sbattuto sul giocatore che andava a strappare, abbiamo avuto questo problema di gestione e quindi si torna con un'introduzione nelle mani di Piacenza. Vediamo Doc Greggio entrare forse per dare supporto a Cicchinelli, in realtà se ne esce immediatamente. Si riparterà con una mischia, introduzione Piacenza, ancora cure mediche per Dennis. È arrivato a mani vuote il doc, quindi mi sa che deve andare a ricaricare qualcosa, adesso tornerà, non so se Cicchinelli porta le lenti a contatto o qualcosa del genere, quindi forse aveva questo problema qua, perché non ha sangue, non ha niente, infatti si sta mettendo una lente a contatto, probabilmente ha perso la lente a contatto nell'impatto. Rientra come nuovo Gabriele, classe 90, seconda terza linea, è arrivato quest'anno da Mogliano ma anche ex Calvisano, ex Crociati, ex Prato, ex Rugby Roma, cresciuta nella Capitolina. Si ripartirà con l'introduzione di Via. Ritmi che si rallentano enormemente, questo fa gioco alla Piacenza. Sì, è proprio quello di cui parlavamo prima, Rovigo per vincere la partita deve far ritmo, deve far gioco e guadagna Piacenza così, non facendo tutto questo. Ancora bene lavoro. Rovigo qui però. Sì, bene la pazienza che hanno avuto, perché sull'introduzione di Via dopo un attimo di stabilità c'è stato un buon abbrivio da parte del Rovigo che ha cominciato a riguadagnare centimetri e come abbiamo visto prima ancora una volta la prima linea di Piacenza andando indietro si è sacrificata cercando di impedire l'avanzamento, ma il crollo non è consentito, quindi penal touche per il Rovigo. Vediamo se questa volta con una certa freddezza e una buona organizzazione il Rovigo riuscirà a fare una buona rimessa laterale. Vediamo la combo Rodigina quale sarà. Questo è il momento per concretizzare. Rovigo deve concretizzare assolutamente. PJ centrale, si va a strutturare il drive, è buono l'abbrivio. Momberg ha il pallone che stanno andando. Stanno andando. Vediamo Rovigo pochissimo dalla linea di meta. Adesso ci vuole la pazienza giusta, c'è un vantaggio anche per Rovigo, evidentemente qualcuno non è rotolato via dopo aver messo a terra Momberg che mi sembra fosse quello che guidava il drive rosso-blu. In realtà niente meta, si ritorna. Sì, ci ha provato Matteo Ferro in tuffo ma non è andato a buon fine, quindi si ritorna sui 5 metri perché quella è la distanza dove devi portare. Vediamo se si va in touche o si chiede mischia. Io avrei chiesto mischia, perché nelle ultime due Piacenza era in difficoltà, abbiamo preso due calci, potrebbe essere anche che con un ennesimo calcio veniva fuori anche un cartellino e poteva sistemarsi un po' per 10 minuti la mischia ordinata. In realtà Rovigo fa altre scelte, ma come è giusto e come diciamo sempre sono capaci tutti a di parlare qui, esatto, con una bottiglietta d'acqua in mano. Dopo aver bevuto anche un bicchiere di vin brulé, insomma, tutto ci sembra più facile dalla nostra postazione. Jack Momberg. Cicchinelli se ne impossessa,
non riesce a dare stabilità però all'avanzamento Rodigino. È stato bravo il Piacenza, ha fatto un buon sacking, quindi ha fatto crollare subito il ricevitore, impedendo a proprio Rodrigo di costruire il raggruppato penetrante. Pick and go rosso blu. Dentro i 5 metri, questa è un'occasione da non sbagliare. Lucio Rodriguez, prova lui Lucio, ben imbragato. Stefano Borsani dice guarda a destra, ci prova Boggiani. È proprio arcigna la difesa di Piacenza, sì, non sì, mollano sì. Mica, se ti possono mangiare anche solo un centimetro te lo mangiano. De Marchi, attenzione, tenuto alto De Marchi. Eccola qua. E arriva la meta del Rovigo. Meta del Rovigo con PJ Parker al 36esimo. È stato molto abile perché questa, diciamo, dopo la penetrazione di De Marchi e l'impatto con la difesa piacentina, ovviamente i giocatori di Piacenza cercavano di tenerlo alto per cercare il chop take, quindi portarsi a casa un turnover, quindi ottimo l'intervento di Parker che riesce a far su il pallone, lo strappa e riparte, era molto vicino alla linea di meta, quindi lui è pure lungo, quindi non ci ha messo tanto a schiacciare il pallone. Ed è una meta importante perché sai, a 4 minuti 5 dalla fine del primo tempo ti mette sicuramente a livello psicologico in una buona condizione per fare l'intervallo e per ricominciare il secondo tempo. Soprattutto da dove hai finito? Secondo tempo che è uno dei punti deboli di Rovigo in queste ultime settimane, dei parziali sempre negativi, a parte Belgio, a parte il match con Dendermonde. 17-3 Rovigo. Più passa il tempo più aumenta anche la fasciatura sul ginocchio destro di Maestrovic, se continuano così nel secondo tempo non lo vediamo più. Sembrerà un pupazzo di neve. Restardi mortali, Matteo Ferro fa suo l'ovale e questo è sì. Questo è un giallo. Questo è giallo diretto. È sempre lui. Questo è un giallo diretto, eh. Avevo parlato bene di Zilocchi che però ha fatto una cosa interessante, nel senso che ha preso un buon timing di ingresso, è arrivato giusto su Matteo Ferro quando è atterrato, però come abbiamo detto prima nel placcaggio che ha ricevuto Bruno da Maestrovic, anche qui a livello didattico diciamo non è stato chiuso il placcaggio come doveva essere, quindi è stato un ingresso di spalla, quello che viene chiamato sgabello proprio tecnicamente, quindi viene sicuramente punito. Infatti l'arbitro sta mimando che non ha chiuso il placcaggio, vediamo cosa tira fuori. Un giallo per Zilocchi, prima linea piacentina, che finirà la partita e rinizierà il secondo tempo con un giocatore in meno. Lucio Rodriguez prova a guadagnare spazio, durissimo il colpo su Matteo Ferro, questo vale, deve uscire ed esce. Adesso diventa interessante giocarsi questi 3-4 minuti che rimangono, perché insomma un pilone crea dei disequilibri in quelli che sono i meccanismi difensivi della rimessa laterale e soprattutto in quelli che sono poi i meccanismi della mischia ordinata, perché insomma ti consente di dover, cioè ti obbliga a dover fare un cambio alla prima mischia ordinata e quindi andare un po' a rovinare quello Peter che Pavanello è per De Marchi, stretta. L'equilibrio di un pacchetto. Buona la combinazione fra i due Rodigini, la velocità di Pavanello e l'esplosività di De Marchi. Matteo Ferro trova la linea del vantaggio. Matteo Boggia, problemi per Bruno a terra, pallone che fatica ad due uscire. Due giocatori in meno sì. Per il Piacenza in questo momento. Ma muoviamo tutto signori. Bella questa lettura sì. Da parte di Carbone, non aveva altra scelta, ma l'ha capita bene, ha accelerato per andare a chiudere la difesa, è riuscito a prendere Upperley, perché effettivamente la situazione all'esterno per Piacenza non era eccezionale, era molto più favorevole la disposizione del giocatore rosso blu. Il calcio dietro per Stefan Basson, vediamo Stefan se ci arriva, prova di piede Stefan, magia. È questo però, vediamo l'arbitro che le dice,
blocca la corsa di Basson. Vediamo l'arbitro Angelucci se si prende la responsabilità. Lì, niente, non è successo niente perché vedo che l'arbitro non va neanche a parlare col suo collaboratore, quindi praticamente è un annullato, quindi un 22 metri per il Piacenza, non si è neanche preoccupato di andare a vedere se era effettivamente c'era stato effettivamente giocato un'ostruzione nei confronti di Basson quando è andato via in velocità. È stato bravo Stefan a fare quello stop a seguire praticamente, a tagliare fuori il Piacentino. Ultime battute di questo primo tempo, 17-3 Rovigo, lasciamo rimbalzare, cosa che non si deve o non si dovrebbe mai fare. No, i palloni di prima sono interessanti, quelli di rimbalzo sono preoccupanti. Bravo Mucignat su thrower, via muove per Natam, c'è il lato destro scoperto. Upperley, sbavatura dell'ex Viadana, c'è un in avanti secondo l'arbitro Angelucci. No, c'è un in avanti su Upperley, ma poi sul tentativo di rigiocare il pallone anche il giocatore del Piacenza, mi sembra forte, tocca il pallone in avanti prima di spostarlo a Montanari, quindi l'arbitro ferma la partita e manda tutti a bere il tè. Dice il primo tempo qui lo stadio Mario Battaglini, Fenice Z Rugby, Rugby Delta 17, Sita Lions, Rugby Piacenza 3. Il duro colpo subito durante il primo tempo, quindi già due sostituzioni per Rovigo. Jacob dopo 6 minuti e Maestro al termine della prima frazione di gioco, restart. Diamo un occhio anche al team a Piacentino, nel frattempo c'è un vantaggio per Rovigo. Mantelli sull'out di destra, pick and go rosso-blu, ci si lancia sul punto di incontro e l'arbitro ravvede immediatamente il problema e ravvisa un calcio a punizione in favore della squadra di Joe McDonnell. Lucio Rodriguez sicuramente entra in touch per cercare poi un drive che permetterebbe a Rovigo di allungare ulteriormente. Beh sì, ricordiamo agli ascoltatori, telespettatori anzi, di Rugby Channel che in questo momento Piacenza sta giocando con un uomo in meno a causa di un'espulsione temporanea combinata a Zilocchi più o meno al 37esimo del primo tempo, insomma, quindi Piacenza sarà costretto per altri 6-7 minuti più o meno a fare a meno appunto di questo importante giocatore di prima linea. La presa è buona di PJ Parker, si va a strutturare il drive rosso-blu, c'è l'avanzamento dei bersaglieri, ancora in piedi, ancora in piedi, vanno, sono oltre linea di meta, vediamo l'arbitro, meta, e c'è la meta rosso-blu. È una tassa pesante quella che Zilocchi sta facendo pagare ai suoi compagni. Decisamente. Vediamo. De Marchi. De Marchi segna quindi su questo drive nato da una rimessa laterale dove c'è stato un inizio di un buon abbrivio, dove Rovigo è riuscito a tenere un buon possesso, quindi piano piano si è avvicinato alla linea di meta finché è riuscito a oltrepassarla e ad andare oltre. Come diciamo prima, comincia a essere veramente pesante la tassa di Zilocchi, perché è una meta allo scadere del primo tempo e una all'inizio del secondo, insomma sono due buone segnature per un uomo solo fuori 10 minuti. Sì, poi tra l'altro anche la trasformazione è abbastanza agevole sia in quella di Parker sia in questa, per cui si andrà facilmente sulla 24-3, sperando ovviamente che Basson non mi smentisca, però ci ha abituato bene il folletto di Ceres. Bandirine su 24-3 al secondo minuto dello stadio Mario Battaglini, per cui Rovigo allunga pesantemente, mette il piede sull'acceleratore. Sì, adesso comincia a essere un po', come dire, una partita un po' problematica per quanto riguarda Piacenza risalire questo risultato, però sicuramente non è una squadra che molla, l'abbiamo visto veramente determinata oggi al Battaglini, quindi secondo me la partita continuerà a essere combattuta come abbiamo visto nella prima frazione di gioco. Problemi nella ricezione per Boggiani, ovale a Piacenza,
sale bene la difesa rossoblu in braga. Il giocatore piacentino, turnover giusto, letta molto bene questa volta dal punto di vista di sì tutto. Sì, un buon lavoro da parte di Rodriguez, Mantelli e Cicchinelli, mi sembra che siano stati i giocatori che hanno imbragato Tower e l'hanno tenuto alto. In effetti Tower non ha avuto a disposizione i sostegni perché probabilmente il movimento richiedeva già una disposizione in campo, quindi diversi giocatori si sono alzati dalla fase di gioco precedente, sono andati a occupare il campo, quindi non aveva come dire, una grossa spinta nel poter liberare il pallone e mantenere il possesso, quindi questo turnover è sicuramente un lavoro fatto bene da parte dei difensori rossoblù. Adesso tra l'altro siamo arrivati al momento della prima mischia, quindi devono sacrificare un giocatore, sacrificano Bruno e mettono in campo Salerno. Esatto, Matteo Salerno, che deve completare lo slot di prima linea, perché ricordiamo che per determinati ruoli ci vogliono degli specialisti che vengono segnati già in distinta gara nel modello B all'inizio della partita. All'inizio sembrava Sissé a dover uscire, in realtà lasciare spazio a Salerno. Preferiscono giocare con un uomo in meno nei tre quarti, ma giocarsi un 8 a 8 in mischia ordinata. Buono questo ingaggio a parte di Rovigo, ed è obbligato l'arbitro Angelucci a dare un calcio. Non era male questa mischia per entrambe, nel senso c'è stato un momento in cui anche Piacenza aveva preso un po' di abbrivio, ma in realtà poi forse non hanno lavorato bene con le braccia, perché sul ritorno del Rovigo si sono veramente disgregati, però avevano fatto un buon lavoro inizialmente sulla contesa della prima mischia, è stata quella frazione di secondo in cui erano fermi e sembrava che Piacenza potesse avere addirittura la meglio, poi si sono slegati tra di loro e Rovigo ne ha approfittato. Questo però vuol dire anche una bella stabilità e soprattutto una bella confidenza da parte del pack rossoblu, che ha saputo sostenere la prima spinta, il primo impatto veramente forte di Piacenza, per poi lavorare come dici tu e ottenere questo possesso che sfocia in un penaltouche, il lancio di Jacques Momberg là. Viene contesa a De Marchi, ancora non una palla diciamo pulitissima, però un possesso che viene usato subito con Parker che serve ferro, e quindi adesso è il momento di far andare la cavalleria. Loop Pavanello, Basson rientro, pallone vagante, Aperley lo fa suo. Prova a muoverlo Valerio Rovigo con Basson, col segno di Pavanello e Matteo Ferro largo, ci prova Peter, messo fuori. In realtà c'è un uomo a terra. Basson sul momento del passaggio ha subito il placcaggio del talonatore. Secondo colpo duro per Stefano Bassone, nel frattempo c'è anche Otis Lombardi, un altro ex pronto a fare la sua entrata in campo. Sono due gli ex tra le fila rossoblù, Ortiz e Pasini, entrambi in panchina, mentre Grassotti e Riedo sono in campo per Piacenza, mentre Lombardi è pronto ad entrare in questo momento, e a fargli spazio è proprio Grassotti, Domenico Grassotti, bersagliere la scorsa stagione, da quest'anno a Piacenza. Al sesto minuto del l'arbitro chiede lumi ai propri collaboratori. C'è qualche incertezza sui cambi. C'è Dog Reggio che va a dare aiuto a Rollero, il tornatore del Piacenza, che è quello che aveva impattato Basson, quindi entrambi hanno sentito questo impatto. Ancora in 14 il Piacenza, il quarto uomo dice manca un minuto
per Zilocchi. Con molta calma si riprende. Time on, vediamo adesso alla ripresa del gioco con Mortis e probabilmente Zilocchi che tra un minuto rientrerà in campo. Buono questo lavoro. Rubata da parte di Rovigo. È una touche importante che Piacenza non doveva perdere. No. Ci prova De Marchi, Lucio Rodriguez, loop con Matteo Ferro, Mantelli, vediamo Aperley a largo, Barion prova lui. Messo giù da Montanari, pallone buono, ancora Lucio, sale la rete. Questa è una palla da uscire velocemente perché c'è una c'era una piccola inferiorità da parte di Piacenza in difesa. È una buona distribuzione dei giocatori. Ci prova ancora Rovigo, attenzione, non riesce a domesticarlo Vale Aperley. Scaramucce tra Aperley è il difensore che l'ha affrontato. Ancora qualche difficoltà nella gestione dell'ovale, nella domesticare le trasmissioni. Tra l'altro sempre nella parte finale del movimento ci sono stati problemi maggiori, quando all'inizio si muove bene, ci sono buoni movimenti, i finti penetranti hanno i timing giusti, poi man mano che porti fuori il pallone, dove in teoria dovresti essere ancora più freddo e più concentrato, registriamo qualche problema di handling. C'è l'ansia da prestazione probabilmente, tanto sì. Però proprio rientro in campo Zilocchi e con lui Bruno, probabilmente uscirà Salerno per lasciare spazio al pilone destro Piacentino. Ha scontato i propri 10 minuti sulla panchina dei cattivi. Sì, infatti anche Bruno è rientrato all'ala e Salerno sta facendo il giro del campo passando per l'area di meta. Quindi 15 contro 15 al 9 minuto del secondo tempo. Vediamo adesso l'ingresso di Lombardi, se mette un po' più di stabilità. Molto bassi qui. L'arbitro va a riprendere il lato sinistro di Piacenza. Era lo stesso di Grassotti che adesso è diventato quello di Lombardi, quindi diciamo tendenzialmente insomma si cerca di limitare l'avanzamento del rossoblu cercando di far crollare la mischia, ma l'arbitro è da quella parte, quindi ha fatto buona guardia anche lui e ha registrato sicuramente il fallo. Tra l'altro era proprio anche da quella parte, anche i propri collaboratori hanno parlato, anche se lui teoricamente era stato da questo lato che era il lato più lungo del proprio collaboratore. Si potevano dividere le due slot di destra e di sinistra, però insomma alla fine i problemi maggiori comunque sono sempre stati dati diciamo a sinistra del Piacenza e a destra del Rovigo, quindi non è male neanche la sua scelta di rimanere lì. La presa è buona, giochiamo. Rovigo pronto a sorprendere difesa piacentina, non c'è riuscito in un primo momento, ci prova adesso con De Marchi, provano a tenerlo alto. Perde qualche metro, palla libera. Piacenza di impossessarsi dell'ovale. Un po' di piscina, però Piacenza riesce a riconquistare il pallone. Probabilmente libererà in questo momento. Nathan, Stefan Basson la fa sua, vediamo cosa fa Stefan. Probabilmente attacca così, qua botta durissima. Ancora problemi di handling. È stato Trower a placare alto, ricevere una però bella trambata. L'ha sentito più lui che sì. Il placato. In avanti Piacenza, si ricomincerà con introduzione Rovigo. Diciamo che da un punto di vista territoriale, Antonio, Piacenza non si è mai vista nella metà campo. A parte il momento in cui ha fatto i tre punti e un'altra occasione, però non si è mai spinta proprio vicino alla linea di meta praticamente mai. Quindi per questo deve essere un altro motivo per i rossoblu per essere forti e concentrati, insomma sicuramente stanno vendendo cara la pelle, ma come guadagno territoriale siamo messi con un certo vantaggio da parte del Rovigo. Esce Matteo Ferro, entra Edo Lubian.
Cicchinelli andrà a 8 o De Marchi, e De Marchi, sì, e De Marchi giusto, c'è la possibilità di avere più opzioni. Problemi per Matteo Ferro, l'espressione non è di quelle positive al 100%, un duro colpo nello sgabello nel primo tempo subito da Zilocchi. E comunque una rosa abbastanza ampia a Rovigo tra seconda e terza linea, deciso di dare un po' di riposo a De Marche, scusa, a Matteo Ferro. Beh sì, insomma i cambi sono ampiamente di qualità. Edo Lubian è un giocatore che probabilmente nessuno vorrebbe tenere in panchina, però visto, come dici tu, la scelta che c'è a disposizione è giusto anche far lavorare un po' tutti per fare avere 8-9. Dei buoni minutaggi. E bravo via a non cadere nella finta e poi a rimpossessarsi dell'ovale, prova a distendersi Piacenza, PJ fa valere i suoi 2,02 metri, e questa però deve essere redarguita assolutamente. Allora andava tutto bene, nel senso c'è stato un buon lavoro da parte della difesa rossoblu, riuscito a recuperare il pallone, sul primo terra arriva Barion che prende il pallone, si stende lungo, lo mette a disposizione, arrivano i compagni per mantenere il possesso e via, poi non so che via abbia preso perché è caduto dal cielo praticamente. E si porta a casa anche un calcio di punizione a favore, evidentemente c'era un fallo che noi non abbiamo visto, perché io sono sincero, non sono riuscito a rilevare cosa stava accadendo, quindi pallone nelle mani e nei piedi di Mortali. Nemmeno io l'ho notato, direi il vero. Hanno dato l'arbitro Angelucci, della cosa che conta. Guardavo lui per capire un po' qual era il suo body language, per riuscire a interpretare magari la tipologia del fallo, ma in realtà non ha fatto nulla e quindi rimaniamo con questo dubbio fino a che non riguarderemo la partita. Ridotta per Piacenza. Rollero al lancio. E Riedo per via. Dentro. Ferrari. Palla che fa fatica ad uscire, c'è un problema, non rotoliamo via sul placcaggio. Guardate Jacques Momberg che non riesce a togliersi, pare proprio sia così. Mortali va a sfruttare, o cerca di sfruttare al massimo questa possibilità. È buono il calcio del secondo centro piacentino. Eh sì, adesso penal touch è buono questo qui, dentro i 22 metri del Rovigo. Tra l'altro non è male la rimessa laterale del Piacenza, quindi ci vuole particolare attenzione da parte del Rovigo per difendere questo lancio di gioco che adesso Piacenza andrà a fare. Vediamo qual è la soluzione, mettono Ferrari come quindi vanno in 6 e mettono Ferrari come mediano, quindi probabilmente l'intenzione è quella di provare il drive. Vediamo cosa fanno, infatti il drive sul terzo blocco. È buona qui la difesa di Rovigo che riesce a interpretare perfettamente l'intenzione di Piacenza, anche in termini di regolamento sfrutta al meglio. Sì, Rovigo praticamente sulla presa di carbone in fondo allo schieramento non va a contestare, quindi non va a mettere pressione sulla ricezione, e questo consente alla fine di cercare anche il fallo che non è avvenuto. Ed ecco, Edo Lubian, questo potrebbe. Ma Momberg ne ha approfittato per caricare il ricevitore della palla, perché ricordiamo che quando tu scendi col pallone, se non sei a contatto con l'avversario, il pallone non può essere spostato, quindi chi viene a strapparti il pallone non lo può fare se prima tu non sei entrato in contatto con la difesa avversaria. E questo è quello che ha fatto Rodrigo, l'ha fatto bene, e questo poi ha consentito a Momberg di far crollare il raggruppamento. C'è dire che Stefan Bassanovic non è particolarmente fortunato con i rimbalzi. Sì. C'è sempre, ma il rimbalzo non è per lui. Si ripartirà con la rimessa laterale in favore del Piacenza. Là. Si muove, attaccano alti, raddoppio. Un loop. Attenzione qui sull'audi destra. Nathan trova il sostegno di Trower. Barion la chiama per dire questo è mio. Via, mandato fuori subito. Brutto passaggio di Tower, era buona l'idea perché Tower aveva attaccato la linea laterale, per cui era giusto. Gioca velocemente Basson. Il piede di Chillone indietro. Questo è un ottimo calcio di
Alberto Chillone trova una touche splendida. Queste, Andrea, sono quelle situazioni di gioco che ti mettono un po', come dire, alle corde, perché insomma hai lavorato tanto, hai preso due calci di punizione, sei riuscito a portarti con un guadagno territoriale nella metà campo avversaria, poi un'ingenuità, una touche veloce, poi non è un'ingenuità, alla fine giocata velocemente da Rovigo, quindi un pallone calciato subito dietro perché appunto Piacenza era sbilanciato per via che stava giocando sul d'attacco. Ecco qua il risultato, torni indietro di 40 metri, 50 metri, quindi insomma a livello mentale insomma non è proprio facile da smaltire. Sveraga. Si forma il drive, via, calcerà probabilmente dalla base la pressione di Chillone. E qua placato. E questo era in volo però Barionti, Barionti era in volo, però diciamo che Montanari ha caricato, però l'ultimo anche lui ha alzato la testa e ha tentato di saltare, ma è saltato sotto Barionti, non c'era, era un'ostruzione che poteva essere fischiata come no. Eh sì, ancora problemi su questo tipo di placcaggio. Sgabelli oggi, Sgabelli, sì. Al Battaglini. Sembra di essere all'IKEA. Quante ce n'è di gente lì che oggi? Nell'angolo delle occasioni abbiamo tre giocatori con... Quindi tu dici che in realtà prima Montanari si è fermato. Anche ma se... non ha accelerato sull'impatto, alla fine era in svantaggio su Barion che aveva saltato più in alto, quindi ha provato anche lui, praticamente ha colpito, ha impattato Barion che scendeva mentre lui tentava di salire, però non c'era una cattiveria nel fallo, insomma, che poteva essere... considerato un gioco pericoloso. Angelucci chiama Seth Rower. Per chiamare assolutamente la massima attenzione al capitano che deve poi riportare i propri giocatori. Chiudete questi placcaggi. Sì, io penso che siamo arrivati, diciamo, al limite di questo gesto tecnico, se vogliamo chiamarlo tecnico, penso che se dovesse mai verificarsene un altro, insomma, credo che l'arbitro debba prendere seri provvedimenti, perché insomma 3 su 3 e due giocatori fuori. Oh, questa è una buona palla, Rovigo deve giocarsela bene, perché qua la segnatura che arriverebbe a fare bottino pieno. Quella cercata, voluta, è l'obiettivo di questa giornata sicuramente per Rovigo, una vittoria convincente con bonus per possessarsi del terzo posto in classifica e allungare un po' su Viadano, Mogliano, Fiamme Oro, Boggia. Primo blocco, c'è un vantaggio, sacchi non corretto, Momberg dalla chiusa. Alberto Chilon presente. Siamo andati tutti oltre e invece Chilon ricerca una unit per cercare di ripostare il gioco. Ancora dalla chiusa, si prova Alberto Chilon e bravo Alberto! Mette le mani in faccia a Riedo e se ne va per la meta del bonus. Diciamo Alberto Chilon, uno dei giocatori più in palla di questa stagione, anche qui grande astuzia mediana di Mischia. Sì, l'esperienza conta, ma Alberto Chilon ha una dote, nonostante oggi rientra dall'infortunio, quindi forse non ha tutti i minuti, tutti le gambe, però ha una qualità incredibile, che è quella di riuscire a leggere in anticipo le situazioni, e ancora una volta lo ha dimostrato andando veramente a prendere un corridoio che probabilmente nessuno avrebbe attaccato. Sicuro di quello che poteva fare, tant'è che parte da solo e arriva da solo in area di meta. Trasformazione difficile per Stefan Basson. Nel frattempo ovviamente sono dei cambi, anzi sicuramente sono dei cambi per Piacenza. Sono pronti ad entrare il numero 19 Masselli, poi Cammi e Subacchi. Silenzio il Battaglini per la trasformazione di Stefan Basson. Finora 100% il piede. Prende la rincorsa al sudafricano. Vediamo. Non gira, non no, entra. No. Era partita bene, ma non ha girato. Triplo cambio per Piacenza. Dicevamo
Masselli, Cammi e Subacchi. Quindi esce Sissé, Bruno. Mortali e Bruno. Che non aveva una buona condizione fisica perché lo hanno fasciato e poi si è tolta anche la fasciatura. Bruno non era al 100%, quindi. Restart dai piedi Troy Nathan, Stefan Basson, ottimo per Andrea De Marchi, calpesta tutti, macina, naviga, teniamo il possesso ancora, il possesso. Ah, peccato di prepotenza Andrea De Marchi, le cose che vorremmo vedergli più spesso, era quello che più spesso ci aveva fatto vedere, insomma, prima di partire per l'esperienza di Treviso. Ha fatto un ottimo break, purtroppo sulla continuità non c'è stato un buon controllo tra il suo passaggio e l'arrivo di Mucignat, era una grande palla e tra l'altro bravo ad essere in sostegno Mucignat, bravo, infatti stavo dicendo proprio quello, una buona palla e sicuramente migliore del passaggio era il sostegno che Mucignat stava dando al compagno, che aveva preso veramente un bel corridoio prendendo un pallone stretto dalle mani di Basson dopo il restart da parte del Piacenza. Altri due cambi per Piacenza. Pronto Bans. E Salerno probabilmente sì. Rientra. Via introduce. Ancora ottima la spinta di Rovigo. Gira la mischia. E l'arbitro ovviamente va a segnalare la penalità contro Piacenza. Sì. Per cui altro penal touch probabilmente per Rovigo. Adesso hai la tranquillità dei 5 punti e quindi insomma puoi costruire bene questi calci di punizione, quindi un buon calcio di Rodriguez per un buon guadagno e poi un'ottima rimessa laterale per vedere di far male un'altra volta a Piacenza. Questo dovrebbe essere l'obiettivo del Rovigo, insomma, alla metà del secondo tempo. Buona con il bonus in tasca. Buona conquista territoriale con questo calcio di Lucio Rodriguez. Jacques Momberg pronto al lancio in touche. Ed ecco i due cambi, dicevamo. Fuori Ferrari e Zilocchi. Dentro, come anticipavi già tu, Salerno. No, mi sa che non è Zilocchi. Scusami, sì, è Ferrari. Ferrari, scusami. Ho confuso. Per me Ferrari e Carbone negli avanti del Piacenza sono stati sicuramente i due giocatori che mi hanno impressionato di più. Gran lavoratore Ferrari, sicuramente. Sì. Carbone comunque, nome di... Attenzione, Jacques Momberg! Jacques Momberg sorprende la parte chiusa, questa piacentina. E va là. Adesso Piacenza comincia ovviamente a traballare perché non essendoci più la possibilità di tenere un po' in piedi il match, ogni colpo che subisci insomma diventa un'attacca in meno di energia per te, quindi soprattutto a livello mentale, penso che più che a livello fisico, perché come vedi hanno sicuramente pagato la svolta della partita, sicuramente è stata il giallo che hanno preso, che è costato due segnature fatte da Rovigo, però anche adesso insomma a squadra completa, insomma a ranghi completi con cambi e tutto, c'è comunque questo problema di stabilità in campo e la stai un po' pagando. Adesso Mucignat lascerà il campo per far minutare 20 minuti a Balboni. Mucignat che sta ottenendo minuti importanti al suo rientro in campo, saluta Balboni che entra, un uomo che andava ripreso, pochi minuti per lui a Treviso negli ultimi anni, sicuramente un giocatore di grande esperienza che potrà far bene a Rovigo. Beh, si sta ambientando, diciamo così, minutaggio, partita dopo partita aumenta il suo minutaggio e lo vediamo sempre più partecipe al gioco, è un buon portatore di palla, insomma si muove bene per il campo, quindi è sicuramente un giocatore che avrà da dire la sua durante il campionato. Non entra la trasformazione, meglio la conversione di Stefan Basson, 34-3 quando manca un quarto d'ora, poco più di 15 minuti al termine del match, un match che Rovigo
pare abbia messo in ghiacciaia. Restart Joey Nathan. Indecisione Rovigo, e qui questi cali mentali devono essere subito rivisti. Boom. Via, grazie a Rovigo. Questo passaggio poco preciso e inefficace. Diciamo, il prossimo match vedrà Rovigo impegnato a Mogliano, una sfida difficilissima. Diciamo che è una doppia trasferta molto dura per Rovigo, quella che attende la squadra di Joe McDonnell a gennaio. Prima Mogliano e poi Fiamme Oro per chiudere il girone d'andata in casa con Viadana. Diciamo tre sfide dal profumo netto, intenso di playoff. Lì ci si gioca punti importanti per quella corsa. Appena under di Albechillon. Indietro. Ormai cade indietro, ma diciamo che pare che i Lions abbiano perso un po' di lucidità. Lucidità, fiducia. Nel frattempo Barbuscia. Entra Barbuscia con numero 2, che ha preso la maglia ovviamente di Daniele, che ha dato forfè negli ultimi minuti prima dell'inizio del match. E a dare gli ultimi consigli a Barbuscia c'è una vecchia conoscenza del rugby italiano, Tino Paoletti. Un po' di stallo in questa partita, un po' di tempo morto. Partita che ha poco da aggiungere ormai. Probabilmente Rovigo effettuerà altri cambi per dare minuti e fiducia ai ragazzi, ai giovani ragazzi della panchina. La mano di De Marchi, Killone muove subito per Lucio Rodriguez, Leo Mantelli. Peter Pavanello. Bene. Bravo Peter. Tentativo di controrack. Aggressivi in questo punto di incontro i piacentini. Insomma, alcuni non ci stanno proprio a perdere. Anche Mantelli ha preso un bel placcaggio sul movimento di palla quando è stato il momento di trasmettere la palla al compagno. Qui Peter Pavanello, ben affrontato da due difensori di Piacenza, si alza un po' ammaccato ma rimane in campo, quindi come dicevamo prima non sono sicuramente in fase di relax i giocatori di Piacenza, o comunque non tutti, ecco, mettiamola così. Penalty uscio Rovigo appena oltre linea dei 22. Parker chiama a sé tutti i saltatori e tutto il pack per dare le ultime direttive. Nel frattempo, come dicevamo, avviene il cambio per Piacenza, entra Barbuscia ed esce Rollero, lunga per Cecchinelli, Balboni, ancora De Marchi, molto sollecitato oggi De Marchi. Sì, sono le sue qualità quelle di essere sollecitato in quel modo, quindi è giusto che venga sfruttato per quelle che sono le sue caratteristiche. Situazione di gioco rotto, ne approfitta Piacenza, al piede, un cross kick, che sembra quasi più un calcio di spostamento, sale la rete piacentina. Piede di Barion. Sale Rovigo, Nathan muove, Rodriguez. Non ha fatto calciare Nathan per poi calciare lui, dove nel frattempo Rovigo era riuscito a mettere la copertura. Un bel calcione di Stefan Barson, vediamo se resta in campo, va direttamente fuori. Purtroppo va direttamente fuori. Era letta bene, anche qui era proprio il lato scoperto, quello che Basson è andato a esplorare col piede, purtroppo la balistica non è stata dalla sua e per poco non c'era un grande guadagno territoriale con una grandissima efficacia del suo gioco al piede.
poco più di 10 minuti dal termine qui a Rovigo, possiamo anche dirci fortunati che la nebbia non ci ha coinvolto come la settimana scorsa. Gli ultimi minuti contro il Krasnodar sono stati abbastanza difficili da decifrare. Lancio storto di Barbuscia. Adesso chiediamo Mischia probabilmente, no? Sì, adesso avevano cambiato tutta la prima linea i giocatori di Piacenza, quindi vediamo insomma se Barbuscia e Salerno insomma riescono a dar con la loro freschezza insomma un input in più al pack piacentino. Tra l'altro diciamo a Piacenza che con il bonus difensivo ottenuto oggi dalla Lazio si vede acciuffato proprio dal team romano a 6 punti, per cui diciamo la vittoria ottenuta proprio a Roma contro la squadra biancoceleste è stata vanificata da vari bonus difensivi che la Lazio ha preso in queste partite, uno tra l'altro anche contro Rovigo. Per una classifica che vede Calvisano 29, Petrarca 23, Rovigo diciamo con buona probabilità salirà a 20, noi pensiamo che comunque Sandonà debba essere tenuto a 18, Viadana Mogliano 14, Fiammeoro Reggio 12, Lions e Lazio 6. Un Reggio che a parte la debacle di oggi col Petrarca in casa sta facendo un ottimo campionato. E forse non tutti si aspettavano anche un risultato così gonfio a Sandonà, dove insomma il Pacifici non è uno di quegli stadi che possono essere violati con tanta facilità. Soprattutto con questo Sandonà. Esatto. Parte dalla chiusa Alberto Chillone, ritorna su di sé. E qua purtroppo problemi di trasmissione e di comunicazione fra i due. Si dicevi giustamente Sandonà sorprendentemente battuto. Sì, ma 60... ci può anche stare, insomma, giocavi contro la prima in classifica al momento, quindi sicuramente ci può stare la possibilità di perdere in casa, però insomma un risultato molto molto gonfio perché hanno preso, mi sembra 10 marcature, che credo sia più di tutto quello che avevano subito fino adesso. Albe Chillon lascia il posto a Ricky Loro. Un Lions che dovrà affrontare prossimo turno il Viadana in casa, poi andrà proprio a Sandonà e poi il Reggio per l'ultima giornata d'andata. Gli applausi per Alberto Chillon, ancora uno dei migliori in campo. Sì, lui è un eroe silente, insomma non è uno che fa sempre il suo e questo anno lo sta facendo in maniera eccezionale. Secondo me potremmo annoverarlo tra i papabili man of the match di questa partita. Ancora ratta la Mischia del Piacenza, Riccardo Loro incespica un po' sull'ovale, Bans pesta sui piedi, riesce a dar continuità all'attacco piacentino. Benissimo il ritorno di Peter Pavanello, che veramente lo va a prendere per le caviglie, perché c'è stata una buona continuità. Buona. Contro Rack, bisogna muovere questa palla e portarla fuori, perché c'è un mismatch da giocarsi. Piano A per lì, Stefano Masson, andiamo dietro, avanziamo compatti, il rimbalzo potrebbe ingannare Montanari, la pressione di Adolubian, la penanda dello stesso Montanari, quasi tutti in fuorigioco, Aperley la presa e torna su di sé, va ad innescare Guido Barion che accelera all'impatto messo su da Sveraga, però giochiamo ancora, chiama Ricky, Stefan Basson, fuori la che gioca, c'è. Vabbè. Ancora De Marchi, ancora buona, non l'è perduto, Peter Pavanello, converge. Adesso c'è un bel buco in mezzo alla difesa che andrebbe attaccata, eccolo qua. Cicchinelli aveva letto, ma aveva letto la porta prima, doveva uscire in quella successiva. Peccato. Piacenza alle corde ormai. Poco da aggiungere, dicevamo. È pronto a fare la sua comparsa in campo anche Filippo Cadorini. Capitano dell'Under 18 campione d'Italia, quest'anno arruolato. E anche Ortis, mi sembra che si stia preparando. Sì. Un altro ex
doppio cambio quindi per Rovigo, quindi fuori Momberg e probabilmente Parker. O Parker o Boggiani, sì, vediamo. Parker si sta muovendo bene, sta recuperando, diciamo, minuti dopo il problema al polpaccio che lo aveva un po' tenuto un po' sul chivalai, comunque l'aveva fatto giocare in maniera un po' sacrificata. Adesso è giusto che ritorni ai suoi livelli, perché diventa veramente un pack leader quando è in forma. Esce Poggia, Boggia, Jacques Momberg. Allora entrata in campo Ortiz e Pippo Cadorini. Gli applausi per Momberg e Boggiani. Intanto c'è stata anche un'amichevole in pre-season fra Rovigo e Lions, con la vittoria di Rovigo per 45-32. Diciamo che a livello di punti realizzati Rovigo perde qualcosa, più che altro perde molto Piacenza a livello di score. Ma là eravamo in pre-season, in pre-stagione è tutta un'altra cosa. E non so se avevamo notato, o meglio, se avevamo ufficializzata l'entrata in campo anche di Paolo Colpani al posto di Via. Sì, è entrato contemporaneamente all'ingresso di Loro per Chillon. Quindi un doppio cambio nello slot 9 per entrambe le squadre. Secondi che scorrono. Primo ingaggio di Cadorini. Sempre bello per un avanti di entrare, è la prima cosa che fa, è una bella mischia ordinata. Stavolta problemi per Rovigo. Viene penalizzato Bordonaro. Assetto da rivedere, ovviamente col cambio di tornatore va un po' ripresa in mano la situazione. Tra l'altro abbiamo visto anche questa, tra virgolette, chiamiamola novità, che Otis Lombardi notoriamente è sempre stato un pilone destro, e in questa partita invece da quando è entrato gioca nella slot a sinistra, quindi anche per lui è, come dire, miglioramenti e adattamenti per cercare di essere più utile possibile alla propria squadra. Giocare a sinistra e a destra non è per tutti. E non è proprio la stessa cosa. Piacenza in touche. Riedo alla presa. Buona formazione del drive, ma Rovigo difende bene. Ce ne stanno andando. Dopo l'inizio in cui Rovigo sembrava tenesse, poi c'è uno stop, adesso va usato, esatto. Kroski che in realtà Mantelli fa buona guardia, chiama il mark. Gioca Mantelli, gioca. Bravo. Attacca lui, andiamo con Ricky Loro, Lucio Rodriguez, Keanu Appeli, Stefan Basson. Ancora centralmente, sono spazi, Andrea De Marchi. Vans lo ferma, ma sull'inerzia riesce a rialzarsi Dema. Siamo al limite qua, del fuorigioco, sì. Con Masselli? Sì, sì. Masselli, che mi sembra che fosse partito leggermente prima che Loro utilizzasse il pallone. Mani di Piacenza vanno a chiudere, riesce comunque a utilizzarlo Ricky Loro. Lucio dietro, Keanu Aperley, trova un buon break, un mismatch su Lombardi, a largo, Mantelli, dentro per Parker. Lala Parker. Altra fase per Rovigo, Lucio Rodriguez. Adesso siamo, palla è giocabile. Via. Eh sì. Meno male che non ha messo un piede lunghissimo, non ha avuto un Mantelli un cade calibro. Indietro, giochiamo. Non si avvede della pressione piacentina. Peter, prova lui Peter. Si prende questa responsabilità. Tenuto. Gioca subito Piacenza. Gara di velocità, ma fa buona guardia Keanu Aperley. Riesce a metterlo giù, scarica su Ricky Loro, attacca Ricky. Bravo a eludere anche il placcaggio piacentino.
bisogna attaccare lì stretti con una unit, esatto. Adesso sarebbe da portarla fuori perché Piacenza è vero che c'ha la L3 ben composta, però davanti insomma non sono. Potevamo avanzare un po' di più e scaricare. Filippo Cadorini. Continuità. L'ha messa a disposizione, forse poteva ancora provare a alzare il pallone a un compagno che arrivava e continuare sull'asse di quel gioco. Bordonaro scarica per Mantelli. Dema da solo. Bravissimo Forte, visto placato De Marche, subito andato sugli appoggi. C'è sostegno. Pronto per tentare il recupero. C'è un sostegno di Balboni, il pallone cade anche forse in avanti. Infatti se lo va a prendere, se lo va a prendere di là per cercare poi di farlo giocare, ma l'arbitro aveva fatto una buona guardia, quindi aveva visto effettivamente che c'era stato questo passaggio in avanti. Ora per noi è Killon, no Antonio? Sì, per noi sì. Io direi Killon per Rovigo, cioè per il match. Momberg. Gli applausi per il capitano Rosso Blu, man of the match. Oggi per noi Killon, noi confermiamo anche che non ci hanno dato retta. E poi è democrazia, sì, anche noi non lo chiederò mai. Comunque facciamo una protesta ufficiale, infatti, non ce lo chiedono noi mai. Vorremmo partecipare a questa cosa, a questo gioco. Tra l'altro vorrei segnalare anche appunto Carbone e Ferrari, secondo me, come avevamo detto prima, tra i più positivi. Molto intelligente Carbone, tra l'altro. Sei un po' arenato, però sai, quando vai sempre indietro in mischia è anche difficile dal numero 8 riuscire a essere performante, però per me due ottimi giocatori. Lo stick di Lucio Rodriguez, c'è un Mark, probabilmente, così è. Ha fatto buona guardia Subacchi, l'ex aquilano, non sa bene cosa fare. Perché il match. Qua se va fuori il pallone è finita. Potrebbe essere finita in questo momento. Vediamo l'arbitro Angelucci cosa dice. Tutti negli spogliatoi, Rovigo vince questa sesta partita del proprio campionato di eccellenza contro il Piacenza 34-3. Non ci resta di salutare tutti gli amici all'ascolto e per loro un buon Natale. Sì, un buon Natale a tutti gli amici di Rugby Channel. Anche le amiche, vuoi dire? Anche gli amici, anche le amiche. Buon Natale e buon anno, perché noi ci ritroveremo il 7 gennaio. E buon rugby. Assolutamente. Buone feste, grazie.